Nel primo tempo della Roma, poi cosa è successo? Penso che il loro gol ha fatto passare un po' la mentalità, è stato un colpo che non siamo stati bravi a cambiare, a pensare che era solo un pareggio, che ancora era un buon risultato. Però dai, potevamo prendere il terzo gol, che penso che nel secondo tempo sarebbe stato il più giusto, perché loro hanno giocato meglio, quindi con un gol passiamo noi e dobbiamo pensare a questo. Abbiamo visto il mister molto arrabbiato a fine partita, vi ha detto qualcosa? Non c'è bisogno, noi sappiamo che abbiamo fatto malissimo, è un peccato perché l'abbiamo lavorato, si è visto nel primo tempo, non è che abbiamo giocato male tutta la partita. Abbiamo fatto un buonissimo primo tempo e non siamo stati bravi a chiudere la partita o a essere più intelligenti nel possesso palla o nell'andare a pressare a loro. Loro sono stati bravi e come ti ho detto, dobbiamo giocare a casa, dobbiamo fare solo un gol e passeremo noi in questo turno. Senti, ma tu attribuisci il calo solo a un discorso mentale o anche fisico? Perché a me è sembrato che dopo il gol nella squadra è cambiato qualcosa. Dopo il gol di chi? Dello Shakhtar. Infatti è quello che ti ho detto prima. Quindi è solo una questione mentale. Poi è vero che quando tu corri dietro a loro e non prendi la palla, il fisico si abbassa, loro non sembravano stare da due mesi senza campionato. Hanno giocato sicuramente con il supporto del loro tifosi, questo le ha dato magari una spinta in più, quella che avremo noi all'Olimpico. Però sicuramente è stato uno sbaglio nostro, siamo noi responsabili di questa sconfitta e dobbiamo migliorare per passare tutto. Grazie ragazzi. Ciao. Andiamo.